Quanto costa una vacanza in Thailandia? Amici, mi trovo a Phuket, più precisamente a Patong Beach, e vi farò vedere quanto costa una giornata tipo per una vacanza mediamente economica qui in Thailandia sull'isola di Phuket. Faremo colazione all'italiana da caffè Chan Jao qui in Nanai Road, Patong. Allora, andiamo subito a vedere le brioche. Prenderò questo croissant per colazione. Ho ordinato anche un cappuccino che starà per arrivare. Adesso però andiamo a sederci fuori. Mangiamo questo croissant in attesa che arrivi il mio cappuccino. È un croissant semplice con le mandorle. Intanto è arrivato il mio cappuccino, sega freddo con il cuore. Ok ragazzi, ho bevuto anche il cappuccino italiano. Andiamo alla cassa e vedremo quanto pagheremo. Un croissant 50 baht più un cappuccino 60 baht, per un totale di 110 baht di spesa per colazione. 110 baht è l'equivalente di 3 euro. Ho affittato questo scooter che per un giorno mi costerà 250 baht. Quindi sono circa altri 7 euro per un giorno di affitto per questo scooter Honda Click 125. Prenderò questo sdraio sulla spiaggia di Patong, che si trova proprio qua di fronte al mare in prima linea. Eccolo qua, lo sdraio con il tavolino fronte mare. Potrò usufruire di questo sdraio dalle 8 di mattina fino all'incirca alle 6 del pomeriggio. Il costo è di 100 baht a persona, sdraio più ombrellone. Quindi questo sdraio in euro mi costerà 2 euro e 70 centesimi per tutto il giorno. Ora mi è venuta un po' di fame a metà mattinata, quindi prima di pranzo andrò al 7-Eleven ad acquistarmi uno stuzzichino e prenderò l'lamb cheese, che sarebbe il toast. Toast che può essere direttamente scaldato qui dentro 7-Eleven. Quindi si può mangiare immediatamente. Eccolo qui, il mio toast è pronto, già riscaldato. Il prezzo di questo toast 25 baht. Il prezzo di questo semplicissimo ham cheese, il toast prosciutto e formaggio, è di 70 centesimi di euro. Ora amici, è arrivata l'ora di pranzo. A pranzo mangerò in questo ristorante classico thailandese, dove si mangiano i classici piatti di riso della cucina tradizionale thailandese. Allora entriamo e andiamo ad ordinare. Ok, ho ordinato un classico piatto di riso con il pollo. Ora mi verrà cucinato qua su questa postazione. È arrivato il piatto che ho ordinato, si chiama Caprao Kai Kai Dao, quindi è un piatto di riso con l'aggiunta di pollo, basilico thai e le varie spezie e salse thailandesi, in aggiunta con l'uovo all'occhio di bue. Il costo di questo piatto è 60 baht. 60 baht, amici, equivalgono a 1 euro e 60 centesimi. L'acqua in questo caso è compresa nel prezzo di quello che avete ordinato, del piatto che si ordina. Allora ragazzi, oggi nel tardo pomeriggio farò anche un massaggio al San Sabai Massage in Soi San Sabai, vicino alla Bangla Road, il locale dei divertimenti notturni. Entriamo e andiamo a fare questo massaggio. Amici, ho finito un'ora di Thai Massage, mi è costato 300 baht, la bellezza di 8 euro.
Ora, dopo un bel massaggio rilassante, andrò a cenare dal ristorante che sta usando amici miei. Sempre il Soi San Savai a Patton Beach. Prenderò gli spaghetti alle vongole. Ecco qua, gli spaghetti alle vongole, amici, che adesso andremo a mangiare. Allora, tagliolini alle vongole. Ottimi, tra l'altro, con la pasta fatta in casa. Ho speso per queste spaghetti alle vongole 200 baht più una Coca-Cola 40 baht, quindi in totale 240 baht per un totale di 6,40 euro. Ora, dopo cena, per concludere la serata, andrò in Bangla Road a bere qualcosa in uno dei tantissimi bar di questa via dei locali notturni. Andrò al Kangaroo Bar, che è uno dei bar storici più famosi e frequentati di questa via. Questa birra mi è costata 85 baht, 2,30 euro. Ho bevuto la mia birretta e adesso andrò a dormire nell'hotel. Ora andrò a dormire al Grand Orchid Inn, un hotel guest house sulla Beach Road di Patton Beach, a circa 100 metri dalla spiaggia. Entriamo, ragazzi, andiamo in camera. Eccoci arrivati in camera dell'hotel. Questa camera con bagno, letto, armadio, TV, frigo bar, in questo periodo costa 1000 baht a notte. 1000 baht, l'equivalente di 27 euro. La mia giornata a Phuket è finita. Prima di fare un riepilogo di tutti quanti questi costi, di quello che mi è costato un giorno qui in vacanza a Phuket, vi ricordo che potete seguire la mia pagina per poter visualizzare i video precedenti e quelli che andrò a realizzare in futuro. Amici, adesso andremo a riepilogare tutta questa giornata, tutti i costi che ho affrontato e quello che mi è costato qua vivere in vacanza un giorno a Phuket. Prima però vorrei fare una premessa. Questo è solamente un esempio, perché naturalmente ci sono moltissime attività ricreative, moltissimi luoghi di svago come discoteche, luoghi di svago, tour, per cui i costi logicamente potrebbero aumentare a seconda delle vostre esigenze. Comunque, riepiloghiamo. Allora, colazione mi è costata 110 baht, circa 3 euro. Lo scooter per un giorno 250 baht, circa 7 euro. Lo sdraio per una giornata 100 baht, circa 2,70 euro. Il toast, diciamo a metà mattina, 25 baht, quindi circa 70 centesimi. Il pranzo 60 baht, circa 1,60 euro. Il massaggio tradizionale Thai 300 baht, circa 8 euro. La cena 240 baht, che sono circa 6,40 euro. La birra in Bangla Road 85 baht, circa 2,30 euro. L'hotel dove ho pernottato 1000 baht, circa 27 euro. Per un totale di 2170 baht, che equivalgono a 58,70 euro. Moltiplichiamo questa spesa giornaliera per 15 giorni, che è il tempo medio, diciamo, per una vacanza qui in Thailandia. Quindi 58,70 euro per 15 giorni fa 880 euro. Supponiamo che voi troviate un volo aereo, uno dei più economici possibili, che sono almeno 500 euro. La spesa totale per 15 giorni diventa 1380 euro. Ovviamente il costo del volo può salire, questo varia in base alla stagione, logicamente.
Amici, spero che queste informazioni possano esservi utili. Io vi saluto qua da Phuket. Ciao ciao ciao.